province sì, province no, area, aree, metropolitana, metropolitane sì, no. Il dibattito, se in Consiglio regionale del Veneto, è stato risolto secondo la volontà della maggioranza, ovvero con un mantenimento dell'esistente, fuori da Palazzo Ferrofini è destinato a proseguire nei termini in cui Laura ha rilanciato l'opposizione, con un accordo Padova-Venezia che, se secondo i diretti interessati, non ha nessun carattere politico, si tratta però di due amministrazioni di centro-sinistra, modella l'estensione di città metropolitana del capoluogo lagunare, aspetto su cui non esiste dibattito perché è già stabilito da Roma, nei termini di un'area più estesa in cui rientrerebbe, secondo l'ottica del centro-sinistra, la realtà aggregativa costituita da Padova con Rovigo e Treviso, annessa appunto a Venezia, per costituire una sorta di macro-agglomerato Veneto-Centro-Orientale, assegnando all'area Verona-Vicenza l'altra fetta della regione, ovvero il territorio occidentale, mantenendo la prerogativa di area montana della provincia di Belluno, proposta complessiva del resto già bocciata in sede di discussione nell'ambito del Consiglio Veneto. Una Padova a traino di Venezia, oltretutto, non garba proprio agli attuali vertici, Lega e PDL, della regione Veneto. Se io penso che la proposta di questi giorni, così come è stata fatta da Zanonato in particolare, con lui da Ivo Rossi, è quella di aggregare Padova a Venezia nella città metropolitana di Venezia, perché si sappia, con la legge attuale in votazione, il sindaco di Venezia diventerebbe in automatico dal 1 gennaio 2014 il sindaco della città metropolitana. Allora io, da padovano, da amante della mia terra, della mia città, della mia storia antica, della mia università, della mia sanità, pensare che qualcuno possa immaginare che Anton Veneta è andata a Siena, andremo a farci le bollette dell'acqua forse a Bologna, e pensare che anche per il mio certificato di residenza o di Anarfe io devo andare a Venezia, so che la sto forzando, ma non si può pensare di trattare Padova in questo modo. Ma credo che i padovani su questo abbiano idee molto più chiare dei politici padovani.